nessun alibi, pura, semplice, preoccupante, emergenza, la Fatal Viterbo torna come un disco rotto anche in questa stagione, con lo stesso punteggio, con le stesse modalità e recriminazioni. In primis il Catania, come nelle precedenti sconfitte, deve rimproverare se stessa. Le due reti subite a Rocchi, soprattutto la prima, denotano limiti e deficit a cui nemmeno il sergente Lucarelli, ultimo baluardo, può far fronte. Così, a tre giorni dall'andata delle semifinali di Coppa contro la Ternana, match che può valere una stagione, i rossazzurri ci arrivano stanchi e con pochi pezzi di ricambio. Al Rocchi si vede un Catania rimaneggiato, il 3-5-2 messo in campo è lo specchio dell'emergenza venutasi a creare nelle ultime settimane. Tra infortuni e squalifiche i rossazzurri non hanno punte di ruolo e sono anche costretti a giocare in difesa con due centrali improvvisati. Nel primo tempo gli etnei tengono comunque bene il campo, ma gli squilli sono pochi. I padroni di casa invece, formazione giovane dal garantito futuro, ci provano quando possono, come con Besea, classe 97 ganese, in sforbiciata. Di Bruno Visente alla sua prima da titolare la chance migliore del Catania, con un destro secco al 45esimo, sfera alta. Nel secondo tempo si registra il debutto in maglia rossazzurra di Francesco Salandria. Il Catania si affaccia con Barisic, impalpabile la sua prova, con un destro timido. Per il resto le occasioni scarseggiano e la sfida pare avviarsi sui binari di uno 0-0 che non avrebbe fatto torto a nessuno. La mossa di Calabro di inserire il 27enne croato Zulina cambia però volto al match. Al minuto 81 i calciatori rossazzurri si fermano per lamentare un offside o un tocco di braccio, distrazione insensata che costa la rete di Molinaro, lasciato colpevolmente solo in area. La viterbese passa a meno di 10 dalla fine e la strada si fa improvvisamente in salita. Lucarelli improvvisa Mbende centravanti ed il Catania si riversa in avanti, rischiando così di lasciare ampi spazi alle ripartenze laziali. Da una di queste, condotta magistralmente da Signorelli, nasce il definitivo 2-0. Ancora Zulina protagonista dell'assist, Bensaia migliore in campo, batte Forlan per la seconda volta. Finisce 2-0, i rossazzurri subiscono la prima sconfitta del 2020 e fanno il conto dei caduti di guerra. Nella stagione degli errori e degli orrori, l'unica chance di redenzione passa dal doppio confronto di Coppa, con l'augurio che possono essere cuore e sacrificio ad attenuare l'emorragia.